Dal 1819 il gruppo austriaco Wienerberger produce laterizi di elevata qualità in termini di funzionalità e performance. Lo stabilimento di Imola ospita importanti impianti di produzione. È suddiviso in due impianti di produzione e una cava d'estrazione d'argilla. Qui si trova anche un impianto di cogenerazione da 2400 kW elettrici. Ne parliamo con il responsabile di stabilimento, l'ingegner Ferraresi. Wienerberger è il più grande produttore al mondo di laterizi e numero uno nella produzione di tegole in cotto sul mercato europeo. L'azienda detiene inoltre posizioni di rilievo a livello europeo, sia nel mercato delle pavimentazioni in cemento che nei sistemi di tubazioni. Cosa ha portato Wienerberger a investire in cogenerazione e perché questa scelta risulta essere strategica in relazione al vostro settore produttivo? Allora, Wienerberger fa parte di un settore industriale, la produzione di laterizio, che classificato come energivoro, cioè è un settore che fa largo utilizzo di energia sia termica nel ciclo di cottura del laterizio e di essiccazione, sia elettrica per tutti i macchinari che abbiamo. Quindi per noi è sempre stato strategico ricercare un sistema per aumentare l'efficienza energetica. Per cui abbiamo scelto di optare per la cogenerazione già dall'inizio degli anni 90, proprio per le altissime efficienze energetiche che si riescono ad ottenere. In particolare con l'impianto che abbiamo nello stabilimento di Bubano raggiungiamo efficienze dell'ordine dell'80%. Come si integra l'impianto di cogenerazione al vostro processo produttivo e in che modo viene sfruttata l'energia termica prodotta? Il nostro processo produttivo fa largo utilizzo di energia termica nel processo di cottura e nel processo di essiccazione del laterizio. Normalmente si recupera una buona parte dell'energia termica nel processo di cottura per l'essiccazione, però purtroppo non è sufficiente ed è sempre necessario un apporto esterno di energia termica. Questa energia nel nostro caso proviene dal processo di cogenerazione. Nel nostro caso quindi riusciamo a sfruttare sia l'energia termica per il raffreddamento del motore, quindi come acqua calda. In questo caso l'acqua calda viene utilizzata per scaldare l'aria per il processo di essiccazione, sia i fumi provenienti dalla cogenerazione, e questi vengono utilizzati direttamente all'interno dell'essiccatoio. Avete avuto modo di constatare l'efficienza dell'impianto rispetto al beneficio atteso? Sì, certamente sì. È stato molto importante il momento della progettazione dell'impianto di cogenerazione. In particolare abbiamo dovuto analizzare in dettaglio quali erano i nostri consumi sia elettrici che termici. Una volta scelto e installato l'impianto di cogenerazione abbiamo potuto vedere che i nostri obiettivi sono stati pienamente rispettati. E l'efficienza è stata molto alta come atteso. Quali sono i vantaggi dal punto di vista ambientale? Ovviamente stiamo parlando di un sistema di produzione di energia elettrica ad altissima efficienza, anche superiore all'efficienza delle centrali elettriche che servono poi tutto il territorio. Per cui sicuramente questo porta a un ridotto impatto ambientale e questo non può che essere positivo.